verso quello che lei ha scritto e quello che lei ha pensato, mi sembra un fatto importante e noi lo facciamo. Lo facciamo veramente con tutto il cuore, con la speranza di dare un segnale su quello che è la realtà del nostro mondo. E qui mi riallaccio al secondo tema. I cartelli che sono stati messi a Varallo e che avevo preannunciato, prima quelli più piccoli con le varie ordinanze dove si vieta il burka, il niqab. Il burka è quello che copre anche gli occhi, il niqab con gli occhi fuori e poi contro i vukumpra. Adesso spiego. Quando uno viene a Varallo, essendo io sindaco della città di Varallo, desidero che sappia come noi la pensiamo, almeno questa amministrazione che io rappresento ormai da 8 anni, come la pensa su certe cose. Allora, oggi in Italia c'è una legge che vieta assolutamente a tutti noi italiani e a tutti, diciamo così, coloro che vanno in giro per la strada, a mettere il passamontagna, perché potrebbe essere scambiato per un rapinatore, a mettere il casco della moto anche quando non si va in moto, perché bisogna essere riconoscibili sempre. Cosa è venuto fuori? Qualcuno, ovviamente, certa parte politica, dice, ma cosa metti tu la questione del burka a Varallo che non c'è chi va in giro col burka a Varallo? Al di là che ultimamente ne ho visto una che si intrufolava in una contrada, ma lasciamo perdere. Io faccio prevenzione e voglio far capire a tutti quelli che vengono a Varallo che certe cose, certe idee sono propedeutiche a far sì che non succeda niente e che non venga nessuno a fare, a vivere in una maniera che per noi non va bene. Ognuno è libero di vivere come meglio crede, ognuno è libero di pensare alla religione, a credere in un Dio come meglio crede, però si deve attenere. Come noi non possiamo andare in giro col volto coperto, nessuno può andare in giro col volto coperto. Non è una cosa così fantascientifica. E quindi lo diciamo prima, guarda caso in Francia, proprio la settimana prossima, e casualmente sono venute le televisioni francesi a riprendere il cartello e l'ordinanza che ho fatto, in Francia probabilmente entrerà in vigore una legge dove se qualcuno si copre il volto con il burka, gli daranno una multa di 750 euro, noi siamo stati più bravi solo di 500. Però se in Francia è già un problema reale, vero, così come è a Milano piuttosto che a Torino, perché quello già succede nei grandi centri, io voglio solo fare la politica, il segnale di dire attenzione che su certe cose noi restiamo fermi in una determinata posizione. Ed è un segnale, che è un segnale anche di dire le nostre usi, costumi e tradizioni sono nostre, e quindi se vieni qua ti adegui al nostro modo di vivere. Poi sui Vukumpra, leggo sul giornale, un ex candidato alla poltrona di sindaco di Borgosese di qualche anno fa, Ghelma, Edoardo Ghelma, il quale scrive una lettera dove dice vergogna, e nella città del Sacromonte anche noi italiani siamo andati in giro per il mondo, babam, babam. Allora, anche lì, c'è una legge, non che me lo invento io perché mi alzo al mattino e non so cosa fare, che dice che i Vukumpra, cosiddetti, cioè gli ambulanti che vanno in giro così nei bar, come si vede dappertutto, no? A vendere merce contraffatta, sono illegali. E vendere merce contraffatta è illegale. E siccome fanno tutto senza un minimo di scontrino piuttosto che di ricevuta, è tutto illegale. Premesso, io non ce l'ho con i Vukumpra, perché sono povera gente che viene usata dalla organizzazione criminale che ci sta a monte e che vanno in giro a cercare di vendere delle cose che non potrebbero vendere. Allora ci sono due situazioni. La prima, se uno è un commerciante che deve pagare le tasse, che deve lavorare, che deve mettersi tutto in regola perché sennò non gli fanno aprire il negozio, glielo fanno chiudere, e dall'altra parte della strada o magari direttamente sul marciapiede vicino alla sua porta si ritrova gente che vende i suoi stessi prodotti contraffatti o comunque vende cose che possono essere alternative ai suoi prodotti a prezzi irrisori, io se fossi un commerciante mi girerebbero le scatole. Per come io devo seguire tutte le leggi, se mi sbaglio vengo punito
e c'è qualcun altro che può fare quello che vuole. Allora, onde evitare, così come dice la legge, perché la legge dice che i sindaci sono tenuti a far sequestrare, così i sindaci inteso con la polizia municipale, sequestrare la merce, distruggerla, quindi portare via tutto quello che hanno e tenere solo un prodotto che sia di prova sul fatto che era merce non vendibile. Quindi è una legge. Allora, onde evitare che io faccia queste cose, che mi dispiace per il Vucumpra, perché poi in realtà avrebbe il doppio problema di ritornare poi alla sede e dover dire mi hanno portato via tutto e magari gli capita anche qualcosa di poco piacevole con l'organizzazione criminale che magari ci sta a monte, gli avviso prima, per cui in quel cartello c'è scritto chiaramente no Vucumpra, non perché io ce l'ho con qualcuno di là del colore della pelle, ce l'ho perché quel tipo di situazione non deve esistere, perché la legge lo dice, perché io sono straconvinto che sia giusto così. Ci devono essere delle regole. Gli stessi mendicanti, quanti sono mendicanti? Quanti? Ogni tanto capita, no? Fuori dai supermercati, romeni piuttosto che albanesi, o magari anche qualche italiano, zingari, vengono lì a chiederti i soldi, ti rompono le scatole, tu non sei neanche lì, se lo fanno a me, lo fanno a qualcuno di voi, può anche dire chi se ne frega, quando lo fanno un anziano o vanno a rompere le scatole a un ragazzino è più problematica la cosa, ti impaurisce anche. E allora anche lì no mendicanti. Queste cose qua, dove io faccio l'amministratore, non li voglio vedere. Qualcuno dirà, sei razzista, cattivo, brutto, che pensino quello che credono. Io ho queste idee e quando mi presento al voto, ai cittadini, queste cose le dico così come le dico da tanti anni e continuo a dirle, non ho paura di dirle e non ho paura di affrontare le questioni, perché io le questioni le affronto, non è che metto come gli struzzi la testa sotto la sabbia. Io desidero che la gente viva in maniera più tranquilla possibile. Allora qualcuno dice, ma Varallo, non ci sono questi problemi anche con gli extracomunitari? Qualche problema c'è, non ultimo, proprio pochi giorni fa, 3 marocchini agli arresti domiciliari per droga, e sono a Varallo, di cui uno dentro una casa del comune. Pensate voi, però il giudice ha deciso così, io non è che posso fare niente di altro. Però ci sono anche queste cose, 3 marocchini che sono agli arresti domiciliari per droga. Come ci saranno magari, non mi sembra, ma ci potrebbe anche essere, non lo so, non credo, a Varallo un italiano per lo stesso motivo, non lo so, non mi risulta. Ma anche per me sono tutti uguali, sta di fatto che non possiamo sempre far finta di niente e sta di fatto che le regole le bisogna rispettare, e chi non le rispetta deve pagare, e che chi viene a Varallo, e a me piacerebbe questa situazione su tutta la Valsesia, solo il messaggio di far capire che noi abbiamo un determinato tipo di vita e desideriamo continuare su quel determinato tipo di vita. Mi sembra abbastanza semplice, non è che si sta dicendo chissà che cosa. Nello stesso cartellone c'è poi la figura di una donna con il velo, cioè con il volto scoperto ma il capo coperto, quindi nessun problema, con scritto va bene. Non c'è niente da... Come noi non possiamo andare in giro col volto coperto, non ci devono andare anche gli altri, perché noi quando andiamo a casa degli altri giustamente ci dobbiamo attenere alle loro regole. Così come mi sembra giusto che quando gli altri vengono qua si attengono alle nostre regole. Infatti in Parlamento c'è finalmente la proposta di legge di fare dalla Valle d'Aosta fino a Lampedusa quello che è il concetto che vi ho spiegato adesso, che a Varallo comunque viene già applicato e che è di prevenzione. Non può, per quanto mi riguarda, un extracomunitario venire Varallo piuttosto che un altro posto. Vengo qua, faccio quello che io voglio, pensa nella sua testa. Qui tanto nessuno ci dice niente, no, uno arriva e se non è cieco vede questi cartelli e capisce qual è l'indirizzo, quello si vuole fare e ribadire che siamo padroni a casa nostra, almeno fino a prova contraria. Mi sembra semplice.